fondatrice di ILA da Ischia al Latte. Questa sera mi trovo qui presso la sede del Museo Etnografico del Mare di Schiaponte in compagnia della scrittrice barese Dina Ferorelli. Buonasera Dina. Buonasera. È un piacere averla qui presente tra noi. Prego. Vuole leggere la sua poesia? Leggo una poesia, La favola del pane, che entra nella tematica trattata in questa serata. Sono accordi di note che si liberano nell'aria, i tuoi occhi appena schiusi alla vita, faro acceso sul mondo, silenziose parole a squarciare il cielo che nel loro infinito candore conquistano l'anima. Raccontami la favola del pane, prega un bimbo sul seno nudo di sua madre. Semplicemente meravigliosa, complimenti. Maria Ciranda, adesso, nuovamente. Lei lo recita a memoria, lei ha nelle altre antologie. Non ha avuto abbastanza fiducia in se stessa, perché lì le poesie sono tutte tradotte in inglese, con sotto la traduzione, la versione in italiano. Non ha avuto abbastanza fiducia in se stessa. E adesso è pentita. Non so questa in che antologia c'è. Sì, è in una delle antologie precedenti. Un regalo, un regalo per te. Aspetta. Un regalo per te. Ti regalerò di me la parte migliore, la mia gioia, il sorriso, il mio stupore e quell'aria da bambina che ti piace tanto. Terrò per me il lamento, la tristezza ed il pianto e tutto il mio dolore più dolce sarà se mi regalerai l'amore. Brava. Delle autrici, però deve esserci traccia del tuo passato, solo una foto. Mi sembra di fare una foto con una drops in mano. Ecco, fingi di leggere e guarda il testo. Cortesemente voce però. Dai Maria. Beh, racconta che hai scritto, scusami. Dai. Poi? E non di alfabeto. L'ho trovato. Ho raccontato la storia di un bimbo. Io lavoro in una scuola dell'infanzia, ho lavorato in una scuola dell'infanzia. Un anno è arrivato un bimbo di 3 anni che non sapeva parlare, non aveva controlli di nessun tipo. E quindi la prima cosa che mi fu consigliato, mi dissero, lo devi segnalare, perché questo è un bambino con problemi. E io invece di segnalarlo ho cominciato a cercare di capire quali erano le ragioni di questi comportamenti anomali rispetto all'età. E pian piano è venuto fuori un problema di natura familiare, quindi il bambino non aveva nessun problema, nessuna patologia. Quindi pian piano il bambino, con l'aiuto dei suoi compagni, è riuscito a superare tutte le sue problematiche. Tant'è vero che alla fine del terzo anno della scuola dell'infanzia ha frequentato tranquillamente la scuola primaria e non ha avuto nessun tipo di problema. Questo volevo dirlo perché molte volte adesso si pensa di segnalare immediatamente il bambino appena manifesta un minimo problema, invece di cercare di capire qual è l'origine del problema. E di conseguenza viene subito segnalato come un handicap, prima ancora che l'handicap si manifesti. Tutto qua.